Mura di Bergamo, il museo, è tre musei in uno. È insieme contenitore, il luogo dove ci troviamo, la bellissima porta di Sant'Agostino, storico punto d'accesso alla nostra città per i rettori che venivano da Venezia. Quindi quale luogo migliore per aprire un museo dedicato all'opera architettonica più bella che Venezia ha fatto per noi, la nostra fortezza divenuta patrimonio dell'umanità nel 2017, che questa porta. Ma Mura di Bergamo è anche contenuto, un contenuto direi tripartito. Facendo la visita in museo godrete di una vera e propria esperienza fatta tattile, fatta di pezzi unici che potrete vedere e toccare dentro le loro teche. Sono 38 i pezzi, fonti tutte cinquecentesche, che vengono in prestito da 5 città diverse, tra le quali Brescia la fa da padrona. Quindi manteniamo quel rapporto di gemellaggio che l'anno della Capitale della Cultura ci ha lasciato, una grande eredità. Ma il contenuto è anche la multimedialità e l'allestimento, un allestimento veramente bellissimo che riprende forme, strutture e angoli puntuti della nostra fortezza che potete ritrovare qui ridisegnate in un allestimento dentro il quale sono incastonati le 38 testimonianze che cingono tutte quante in un modo bellissimo una sala immersiva, unica e veramente emozionante. Lì dentro sono più di 100 le fonti che vengono riproposte e digitalizzate a raccontare con le voci dei protagonisti che l'hanno costruita e vissuta la storia della progettazione e della realizzazione delle nostre mura. Ma Mura di Bergamo il museo è anche panorama. Quando verrete a trovarci, guardate fuori dalle finestre e riconoscerete ciò che il museo vi racconta. Porte, cortine, fontane, baluardi, bastioni, li ritroverete raccontati storicamente all'interno del percorso. Inaugurare un museo nuovo è un fatto eccezionale, e lo è ancor più per chi come Fondazione Bergamo della Storia fa della costituzione di una rete museale la propria missione fondante. È un percorso lungo, quello che oggi ci porta qua, fatto di diverse tappe, quella della mostra temporanea di dicembre 23, quella delle pubblicazioni scientifiche che hanno preceduto la realizzazione di questo museo, il lavoro del comitato scientifico che è partito ormai parecchi anni fa. Quindi tante tappe che oggi portano qua e quindi dentro queste tappe c'è il senso dell'impegno forte, profuso, sia scientifico che anche economico da parte di Fondazione. Da parte di Fondazione e dei soci di Fondazione che ci hanno accompagnato, sostenuto, in primis l'amministrazione comunale, ma tutti i soci privati e non che fanno parte della nostra compagine. E poi gli sponsor che si sono affiancati in diversi momenti, ma con un contributo sponsor privati fondamentale. E oggi mi piace ricordare in particolare l'aiuto che ci ha dato Fondazione Lombardini, sponsor principale di questa iniziativa per l'apertura del museo. È figlio di una collaborazione di tante persone, di tante professionalità, e che hanno avuto, come posso dire, un fil rouge comune che è quello della passione e dell'affezione nei confronti del territorio. Abbiamo scelto di sostenere il Museo delle Storie di Bergamo perché le mura, l'elemento iconico, come posso dire, di Bergamo non aveva una rappresentazione, come posso dire, fisica in cui tu potessi conoscere tutto del luogo probabilmente più conosciuto di Bergamo. Quando è capitata l'occasione l'abbiamo colta al volo e Fondazione Emilio Lombardini appunto si è messo come attore gentile nei confronti del sostegno di questo progetto. La città acquisisce un nuovo museo dedicato al monumento principale della nostra città, le mura. È un museo destinato ai concittadini naturalmente, ma ai visitatori che in questi anni sempre più numerosi si affacciano a Bergamo. Sappiamo che non è finito qua il lavoro, ci sarà nel 25 una prossima tappa che è quella del podcast che accompagnerà poi lungo la visita delle mura i visitatori stessi. Quindi oggi una tappa importante, ne seguiranno altre.